se abbiamo ancora il tempo e le risorse, ci sono alcune persone che avevano piacere di fare delle brevissime comunicazioni, quindi come dire, magari ci diamo davvero questi ultimi quarto d'ora, 20 minuti per poi darci appuntamento per chi ne avrà voglia alla cena di questa sera. Grazie. No, io volevo fare alcune osservazioni che venivano fuori dalla giornata di lavoro. Non ve la prendete, eh? Non ve la prendete. Comincerei con l'affermazione che sono d'accordo con l'assessore Ligure sul comitatismo, eccetera, e che la partecipazione o è permanente o non è. Non si può convocare una volta al mese, una volta all'anno, perché bisogna giudicare qualcosa. O è un'abitudine di una popolazione a partecipare, o se no non è. Trovo però un elemento di perplessità quando lo stesso assessore dice costato che la partecipazione è contestativa. Constatare mi sembra un po' poco. Forse bisogna chiedersi come mai è contestativa. Cioè c'è un'assenza di fiducia sull'intervento pubblico e l'assessore che sta a Genova forse dovrebbe saperlo, date le infrastrutture che sono state costruite, e quindi c'è una generica, generale e giustificata, non sempre corretta, atteggiamento di diffidenza verso qualsiasi intervento che sia pubblico. Rispetto alle esperienze che voi fate, vorrei fare le seguenti osservazioni. La prima: esistono delle regioni che hanno caratura, diciamo, partecipativa completamente diversa dalle altre. L'Emilia è una di queste. Ci sono motivi seri perché sia così. Ci sono motivi storici, ci sono motivi politici per cui l'Emilia ha questa, come dire, questa tendenza, questa disponibilità, o gli emiliani e i romagnoli hanno questa disponibilità a partecipare e a occuparsi della cosa collettiva o pubblica. In altre regioni è molto, ma molto più difficile, perché c'è una disabitudine a questo, e questo è un problema molto complicato che riguarda la politica e l'organizzazione sociale di tutto il paese. Delle vostre esperienze io colgo due semplificazioni. La prima, voglio dire, tutte e due molto interessanti. La prima, una, come dire, una forte connotazione di riqualificazione di servizi collettivi. Cioè c'è un impegno in qualche modo in cui lo spazio sociale, in qualche modo, lo spazio comune si impegna direttamente o indirettamente, attraverso comitati, eccetera, a collaborare, partecipare, eccetera, perché i servizi collettivi, i servizi sociali, eccetera, siano in qualche modo migliorati, abbiano una relazione più, come dire, più funzionale tra i bisogni della popolazione e la stessa erogazione del servizio, eccetera. Tutte cose che abbiamo sentito e che trovo tutte enormemente interessanti. Ci sono altre esperienze che invece, come dire, hanno un'ottica un po' più generale. C'è un punto, secondo me, rilevante, che forse può diventare oggetto di riflessione, perché è una cosa di cui, come dire, abbiamo finito per non occuparci più. Faccio un esempio, così ci capiamo. Quando un manager guadagna
1000 volte quello che guadagna il suo dipendente medio, non viene remunerata il merito, viene remunerato il potere, non il merito. Non faccio ragionamenti sui ministri, che pure ci sarebbe da ragionare, perché voglio dire, il merito conta, ma un ministro, professore universitario che guadagna 50 volte quello che guadagna un professore universitario, c'è qualche problema che non è connesso solo al merito, è connesso a relazione di potere. Allora ho l'impressione che le relazioni di potere sono disattese nella nostra esperienza di analisi della società. Eppure ne siamo coinvolti quotidianamente, che poi è legata al potere anche spicciolo di ciascuno di noi. Se uno di voi ha un'unghia incarnata, cerca l'amico che lo presenti al medico perché gli curi l'unghia incarnata. Nessuno di noi va direttamente al pronto soccorso per farsi curare, perché vede in televisione quello che gli succede se va al pronto soccorso e quindi si preoccupa. Ma questa è una relazione di potere molto, ma molto complicata. Non occuparsi di questo influenza, secondo me, non in modo positivo la riflessione che in molti raggruppamenti, in molti, come dire, spazi comuni si fanno. E allora, per capirci, chiudo con una provocazione, banale da un certo punto di vista e anche un po' violenta. Vi domando, per piacere, di domandarvi cosa succede a tutti i vostri spazi comuni se l'Italia diventa come la Grecia. Grazie.